Sicuro Gas. Quali sono le regole fondamentali per un corretto e sicuro utilizzo del gas? Innanzitutto, la prevenzione ha un consigliere di base, il buon senso. La bombola va usata come si deve, senza improvvisazioni azzardate. Cominciamo quindi in senso logico con l'installazione. Le bombole si installano seguendo le indicazioni fornite dal rivenditore autorizzato. Per la verifica della corretta installazione si utilizza solo acqua saponata. Versatela sopra la valvola. Se il collegamento produce delle bolle d'aria, chiudete immediatamente la valvola, scollegate la bombola e richiedete l'intervento dell'installatore autorizzato. In ogni caso, non accostate mai fiamme alla bombola per verificare la presenza di perdite. Altrettanta cautela va usata nelle fasi di trasporto, prendendo sempre solo una bombola alla volta. In questo modo sarà più facile maneggiarle con cura ed evitare danni dovuti ad urti o cadute che ne potrebbero ridurre la sicurezza. Sicurezza che si perde totalmente se si usano cucine o fornelli alimentate da GPL nei locali al di sotto del livello stradale, come garage o cantine. In caso di fuoriuscita accidentale, il GPL si deposita verso il basso perché il suo peso è superiore a quello dell'aria. Ristagnando sul fondo del locale non potrebbe più uscirne. In questo caso la tragedia sarebbe sempre in agguato. Un discorso a parte merita il tubo flessibile che porta il gas ai piani di cottura. Le microlesioni non sono visibili ad occhio nudo e questo potrebbe portare conseguenze letali per tanta gente. Controllate quindi periodicamente la scadenza del tubo del gas, che dura solo 5 anni. Le bombole non vanno mai riscaldate, non bisogna mai avvicinarle a fonti di calore o fiamme, è logico. Le bombole non vanno mai capovolte per nessuna ragione, né tantomeno tenute in posizione orizzontale. Altrettanto le bombole vanno usate solo in locali ben areati che consentano il ricambio d'aria. Una cosa da evitare assolutamente è di conservare le bombole dentro casa, piene o usate che siano, specialmente in garage, cantine o sottoscala. Le bombole che si tengono in casa devono essere esclusivamente collegate agli apparecchi a cui servono. Non disperdete le bombole nell'ambiente. Vanno restituite sempre al distributore autorizzato. Le bombole di GPL vanno acquistate esclusivamente dai rivenditori autorizzati, che ne garantiscono il giusto riempimento all'80%. Quindi la legge tassativamente vieta di ricaricare le bombole di GPL presso i distributori stradali.